Ancora una volta un grande Ebner e ancora devo dire un'altra volta una grande difesa che riesce a prendere solo 20 gol avendo un ritmo altissimo, un numero di palle giocate. È stato bellissimo, sono contentissimo del gioco ma soprattutto della tenuta anche psicologica dei ragazzi, sia come hanno affrontato la partita, perché c'era l'aria come per dire ieri loro erano sorpresi, oggi era la vera partita e ho visto i ragazzi che non avevano paura di una vendetta svizzera, ma come per dire noi siamo forti, siamo gli stessi di ieri, perché dovrebbe andare male? E lo stesso tra primo e secondo tempo li ho sentiti negli spogliatoi che mettevano a posto le situazioni, si parlava solamente di aggiustamenti e nessuna pressione psicologica, bravissimi. Un applauso grande a tutti, ma oggi Savini ha dimostrato che ha non solo il cuore d'oro, ha anche una duttilità, riesce ad essere difensore, terzino destro, centrale, giocatore di seconda fase. Gli faccio i complimenti perché parte sempre da dietro le file, ma oggi bravo. Rivelo quello che mi diceva a microfoni spenti. Mi diceva Matteo, è da un anno che ci sentiamo veramente con tanta fiducia in quello che facciamo, in noi stessi, nel gioco che stiamo esprimendo. È chiaro che poi chi lo vede da fuori come noi vede i progressi partita per partita, quando se lo sentono anche i giocatori è una cosa diversa. Infatti stavo dicendo prima che queste vittorie, questo maturate con questo tipo di gioco ti danno una consapevolezza e la fiducia aumenta. E la fiducia, l'autostima serve tantissimo per poter affrontare le squadre che sulla carta sono più forti e cercare di batterle, per cui questa è la strada che dobbiamo percorrere bene fino ad ora. Una parola sul pubblico di stasera. Beh, diciamo che già basta vedere gli articoli dei giornali dove c'è mezza pagina e il pubblico è competente, perché qui si respira la pallamano, ci sono 5 squadre di Serie A. Vederli anche organizzati, e adesso che hanno organizzato una festa per i ragazzi, ce la godiamo tutta. Anche stasera abbiamo fatto una grandissima prestazione, un secondo tempo di livello assoluto, e dopo la grande prestazione appunto di ieri ci siamo confermati oggi. Abbiamo sempre più fiducia nei nostri mezzi e si vede di partita in partita. E poi c'è la tua partita personale, da un punto di vista numerico hai segnato 4 reti, sei stato il miglior marcatore della squadra, lo sei diventato nel giro di 10 minuti, in più Riccardo Trillini ti sta utilizzando tanto anche come specialista difensivo, insomma la tua partita di oggi è la fotografia di una nazionale che ha sempre un protagonista diverso e ha sempre un giocatore diverso in grado di dare quel quid in più. Chiaramente sono contento della mia prestazione di oggi. È stata però una prestazione appunto di squadra, come hai detto tu, ogni partita può avere un protagonista diverso e questa penso sia la nostra forza, il nostro punto di forza davvero che ci contraddistingue già da qualche anno. E hai detto bene, è un gioco sempre più corale, sempre più di squadra e secondo me siamo belli da vedere. Me lo dicevi anche a microfoni spenti, è da un anno che abbiamo sempre più fiducia in noi stessi. Sì, è un anno che abbiamo messo insieme una serie di prestazioni di livello e siamo sempre più consapevoli di ciò che dobbiamo migliorare, ma anche di ciò che ormai ci esce in maniera naturale, ciò che è scontato ormai per noi. Dopo tanti anni di difficili partite, difficili prestazioni, finalmente stiamo facendo quel passettino in più che ci è mancato finora.